5 lavoretti di Pasqua facilissimi in pochi minuti. Fiori di carta colorata. Servirà carta colorata, forbici, matita, colla, tazze, bicchieri e se non avete la carta colorata potete colorarla voi con i pastelli a cera. Si tratta di tagliare 3 cerchi, uno grande, uno medio, uno piccolo, utilizzando quello che avete in casa, quindi CD, tazze, eccetera. Quando li avete tagliati dovete ripiegarli in 8 parti, quindi 2 parti, 4 parti e 8. Ora vedete, sembra una fetta di pizza, ma la dovete sagomare come un petalo. Per quanto riguarda il cerchio grande, dovete solo sagomare l'esterno, un petalo. Lo aprite e già capite che è simile al fiore. Col cerchio medio dovete tagliare il petalo, ma anche un po' la puntina centrale. Quindi di nuovo 2, 4, 8, fetta di pizza, sagomate il petalo e tagliate leggermente la punta in modo che l'interno del fiore venga un po' più simile a una corolla. Poi lo vedrete quando lo apriamo. Stesso procedimento per il cerchio piccolo, questa volta la puntina la tagliamo in modo più deciso, quindi 2, 4, 8, sagomiamo il petalo e tagliamo la punta, tagliamone un bel pezzettino. Ora lo apriamo e vedete l'effetto che si crea. Quindi abbiamo un fiore grande dentro il quale una corolla più piccola che si apre e lascia intravedere quello che c'è sotto. Guardate che carino, si possono fare di tanti colori, sono perfetti anche da inserire sui biglietti di Pasqua. Lavoretto numero 2, la farfalla di carta, quindi serve un foglio di carta quadrata e pastelli dopo se vogliamo decorarla. Allora, seguendo le diagonali dobbiamo formare una stella a 4 punte. Ora che abbiamo fatto la stella la pieghiamo su se stessa, diventa come un triangolo e lo torniamo a piegare. Ora che vediamo 4 punte, le sagomiamo come l'ala della farfalla. Ora ripieghiamo 2 ali verso l'interno, in questo modo. Poi questa è la piega più difficile, ve la mostro 3 volte. Dobbiamo la puntina, dove appunto non ci sono le alucce, la puntina la portiamo sopra e la ripieghiamo dalla parte opposta. Ve la farò vedere 3 volte perché non è semplicissimo. Ripieghiamo la puntina e ora possiamo piegare la farfalla, le 2 ali, come il corpo della farfalla. E ve lo faccio vedere 2 volte perché è bellissima, diventa tridimensionale, non è più piatta. Pieghiamo la puntina all'interno e poi pieghiamo a metà nell'asse di simmetria. Ultima volta, poi ci provate. Si tratta di provare tante volte. Ora che abbiamo proprio la forma bellissima della farfalla, la possiamo decorare scegliendo un pochino la farfalla cavolaia o la farfalla Vanessa. Possiamo guardare appunto le foto delle vere farfalle e seguire, una volta che abbiamo la forma, la loro decorazione. Decorazioni per l'albero di Pasqua ottenute dai rifiuti. Incredibile, eh? Basta solo carta dell'uovo di Pasqua dell'anno precedente, cartacce, nastri sempre riciclati, rami secchi ed ecco fatto. I rami possono essere decorati con la carta crespa, questo è un lavoretto un po' da bambini naturalmente. Ora veniamo alle decorazioni, prendiamo un po' di cartacce, plastica, carta, diamo la forma di una pallottola, prendiamo un quadrato di carta dell'uovo di Pasqua, ripieghiamolo, vedete, con gli spigolini, uniamo gli spigolini, all'interno il, fra virgolette, ripieno è dato dalle cartacce, col nastrino lo chiudiamo, possiamo appenderlo all'albero di Pasqua o così come fanno le bimbe, oppure inserendo un nastrino e facendo una cordellina di altro tipo. Potete metterle in giardino, in balcone, fatele grandi, piccole, come volete voi, tanto sono leggerissime e praticamente indistruttibili.
Se invece volete un albero di Pasqua un po' più elegante, allora dobbiamo imparare a decorare delle vere uova, dei gusci. Quindi laviamo l'uovo, facciamo due fori, poi soffiamo fuori il contenuto dopo aver rotto con uno stuzzicadente il tuorlo, diventa più semplice. Poi laviamo e scegliamo la decorazione. Il numero 1, il metodo della nonna, ci servono tè, foglie di cavolo, una pentola, delle vecchie calze di nylon e fiori e foglie. Vedete, mettete fiori e foglie dentro la calza di nylon, stringete bene, poi tutto a bollire in una pentola con foglie di cavolo, tè, bucce di cipolla. L'acqua diventa scura, il guscio diventa scuro, ma dove c'era il fiore rimane questa traccia più chiara, questo motivo floreale, naturale, bellissimo. Altro sistema, utilizzare i fiori secchi, quindi un pennello, un po' di colla mista d'acqua, facciamo seccare i fiori fra le pagine di un libro, i ranuncoli sono splendidi, poi vedete semplicemente un po' di colla e un po' di acqua, partendo dal centro del fiore andando verso l'esterno aggiungiamo uno strato di colla anche sopra il fiore, non solo sotto, lasciamo asciugare ed ecco fatto. Altro sistema, decorare le nostre uova con riso, lenticchie, fagioli, farina di mais, orzo, tostato. Occorre la colla vinilica non diluita e tanta tanta pazienza. Basta lasciarsi guidare dalla fantasia, qui vedete orzo tostato e pastina, le stelline. Quinta ed ultima idea, un fiore porta uovo per la tavola di Pasqua. Occorrente un tovagliolo di carta e un bicchierino. Apriamo il tovagliolo e ripieghiamo i quattro angoli al centro. Finora semplicissimo, quindi tutti e quattro. Sempre sullo stesso lato, ripetiamo l'operazione. Sembra semplice, ora lo è meno, perché la carta del tovagliolo è morbida, quindi non è facile piegarla in modo preciso. Ripetiamo la terza volta, cerchiamo di schiacciare il meglio possibile, sempre gli angoli al centro. Ora però lo giriamo dalla parte opposta per l'ultimo passaggio, i quattro angoli al centro. Ora lo giriamo dall'altra parte, avete visto? È da questa parte, lo pieghiamo sul bicchiere e tutti gli strati che diventeranno i petali del fiore vanno ripiegati verso il basso. Ogni strato diventerà un petalo del fiore. Lo aggiustiamo leggermente con le mani. Può essere un portacandele, ma a Pasqua in particolare perfetto per servire le uova sode, un antipasto pasquale o un segnaposto per la tavola di Pasqua. Ecco qui. Beh, avrete notato che sono tutti lavoretti super super ecologici? Perché a Pasqua rinasce la vita e la natura rifiorisce. Io vi aspetto nei commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e buona Pasqua a tutti!